nostro Marsegna, presidente della sezione Vernacolo. Buonasera a tutti e grazie per i ringraziamenti, mi associo a quanto detto dall'amico Gennaro. E il mio compito, insomma, è anche un po' scomodo, ecco, lo dicevi tu prima, Thomas, perché in effetti mi tocca un po' riferire anche quanto è stato fatto dalla giuria, magari aggiustare anche qualche canone a cui noi ci siamo attenuti. Ricordo che io sono stato presidente di giuria del Vernacolo e in verità per il Vernacolo esistono delle regole, almeno quelle fondamentali, tipo, non so, il, lo, la vanno scritti con o, a, e, preceduti da un segno grafico che equivale a una sorta di apostrofo, che poi in effetti è la afemesi. Come pure bisogna tenere presente che le preposizioni articolate, mentre in italiano vanno scritte in modo unito, per quanto riguarda il vernacolo vanno scisse e quindi vanno distinte da un apostrofo, o per chi ha un gusto un po' più raffinato, magari la consonante seguita da una vocale con un accento circonflesso che equivale ad una crasi. Ma non mi dilungo, perché non voglio anche essere troppo tecnico. Va da sé che praticamente almeno queste regole fondamentali vanno osservate. Quindi la giuria qualche penalizzazione purtroppo l'ha dovuta irrogare, diciamo, nel momento in cui si è accorto che qualche cosa non è stata rispettata. Ma non tanto per essere, diciamo, ungolosi, quanto per rispetto poi a chi in effetti si è attenuto alle regole. Questo dal punto di vista tecnico. Poi, se mi consentite, posso rimanere ancora 30 secondi. Veloce. Qualche notazione proprio sulla poesia in quanto tale. Noi in effetti sapete bene che siamo sicuramente percorsi e attraversati da tante emozioni, la nostra vita è costellata da emozioni che si susseguono in modo improvviso, in modo inaspettato, ma che comunque colgono il nostro animo, il nostro spirito, la nostra mente, il nostro cuore. Bene, ci sono persone che non danno peso a queste emozioni, mentre un animo più sensibile sicuramente le cattura e le vuole rivivere dentro di sé. Ed ecco allora che magari le sublima in forme d'arte. Praticamente il pittore cerca di raffigurarle nei quadri, il musicista cerca di codificarle in note, lo scultore cerca di plasmare la materia e quindi ne ricava delle forme. Il poeta cerca le parole, e qualche volta le rime. È un compito un po' più arduo, più difficile. Infatti la musa ispiratrice della poesia spesso si nega, non si concede facilmente come le altre muse. Questo proprio perché è difficile poi riportare sulla carta un'astrazione, un'idea, uno stato d'animo. Però chi si cimenta in quest'arte lo fa con il cuore. Ecco, allora noi abbiamo cercato di cogliere, di leggere proprio nelle poesie che ci sono state sottoposte, proprio chi è riuscito, e molti devo dire, diciamo anche quasi la totalità, è riuscito in questo intento. Naturalmente abbiamo dovuto stilare una rogatoria perché era nostro compito, però il plauso va a tutti, perché vincitrice di questa serata è sicuramente la poesia. Grazie.